presidente del consorzio GP del pomodoro di Pachino. Riguardo al consorzio, alcuni cenni storici da ricordare sono appunto che la costituzione del consorzio è stata fatta nel 2002. Il riconoscimento del marchio collettivo come GP Pomodoro di Pachino l'abbiamo avuto nel 2003 e il riconoscimento ministeriale del nostro consorzio è stato fatto nel 2006. Attualmente il consorzio associa circa 150 soci produttori e circa 30 strutture di condizionamento autorizzate appunto a manipolare il prodotto e a spedirlo. Per quanto riguarda le tipologie di prodotto attualmente riconosciute come GP Pomodoro di Pachino, e annoveriamo 5 tipologie. Abbiamo il pomodoro ciliegino, abbiamo il pomodoro costoluto, il pomodoro datterino, poi abbiamo il pomodoro tondo liscio e abbiamo i plum. Attualmente diciamo che anno per anno si sta avendo un incremento di prodotto a marchio, venduto a marchio IGP. L'incremento percentuale è circa il 20%, per cui siamo passati dai 5 milioni di chili commercializzati nel 2015 agli attuali 10 milioni di chili che sono stati commercializzati nella campagna 2019-2020. Per cui diciamo un buon incremento. Attualmente di questo prodotto il 95% viene commercializzato in Italia, mentre solo il 5% viene commercializzato all'estero e per questo ci saranno delle azioni appunto del consorzio per fare in modo che venga accresciuta la fetta di prodotto commercializzato all'estero. Ovviamente l'impatto dell'emergenza Covid-19 c'è stato anche sul nostro prodotto, sulle nostre lavorazioni e sulle logistiche che riguardano in generale la vendita del pomodoro di Pachino IGP. Per quanto riguarda appunto il lavoro, abbiamo dovuto adattare i nostri centri di condizionamento per consentire al personale di lavorare nel massimo rispetto delle normative che ci sono al momento e per garantire loro diciamo, di lavorare in un ambiente sicuro da un punto di vista sanitario. Per cui sono stati riadattati le postazioni di lavoro per mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro e tutte le nostre operatrici o operatori che si occupano appunto di manipolare il prodotto sono stati muniti sia di tutti i dispositivi di protezione individuali, quali guanti, mascherine e quant'altro. Per questo mi preme ringraziare i comuni nel quale ricade appunto il nostro prodotto, che sono il comune di Pachino, quello di Portovalo di Capopassero e quello di Ispica, perché le amministrazioni comunali e anche quello di Noto, scusate, in quanto le amministrazioni comunali ci hanno fornito appunto queste mascherine quando era molto difficile reperirle, ci hanno permesso di continuare il nostro lavoro. Questa emergenza ha avuto ovviamente anche un impatto commerciale e noi da questo punto di vista possiamo affermare con la massima tranquillità che mentre per quanto riguarda il canale della GDO, della grande distribuzione organizzata, le nostre vendite attualmente sono in linea con quelle che sono state negli anni precedenti, per cui non abbiamo avuto nessun calo di vendita del prodotto, mentre ci è venuto a mancare in modo completo quelle che sono invece le nostre vendite per il canale Horeca, in quanto avendo chiuso tutte le forme di ristorazione che ci sono in Italia, si è persa questa fetta di consumo e devo dire anche si è persa questa fetta di promozione del nostro prodotto che ovviamente lavorato da chef di un certo livello. E si preparano dei piatti che poi vengono rifatti anche nelle case e questo aiuta sicuramente sia l'aspetto promozionale che l'aspetto di consumo del prodotto.